Qual è il futuro delle imprese, dei cavalieri del lavoro italiani, napoletani in Europa? Possono avere e debbono avere un ruolo fondamentale per costruire la nuova Europa che superi le rigidità degli ultimi anni, i vincoli, l'asfissia, la capacità di creare giustizia sociale e invece i cittadini, le città, anche i governi nazionali, ce l'auguriamo, possono spingere per un'Europa forte, con maggiore uguaglianza e giustizia sociale, che metta in campo un piano di investimenti che possa coniugare impresa, industria, lavoro e tutela e difesa dell'ambiente, che metta al centro l'umanità e le persone, che sappia affrontare diversamente il rapporto con l'Africa e il Medio Oriente, amica di altri continenti ma mai più subalterna, e che un giorno si possa realizzare anche il sogno di Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, l'Europa unita nelle diversità dal Portogallo alla Russia. Insomma, un'Europa forte deve avere un suo volto umano, deve avere una politica di difesa che non ha, deve avere una politica estera che non ha. L'Europa è ancora a forte trazione franco-tedesca. L'Italia in questo deve svolgere un ruolo importante, per poterlo svolgere deve avere idee chiare, autorevolezza e capire fino in fondo che Europa vuole costruire, perché passiamo dal Conte 1 al Conte 2, su cui contenuti e programmi ci sono delle diversità importanti, ma poi saranno i fatti a farci comprendere che tipo di ruolo potrà avere l'Italia. Quello che posso dire è che le città e Napoli svolgeranno un lavoro importante per costruire un'altra Europa che non sia né quella dei liberismi, né del turbocapitalismo senile, né del sovranismo. Quindi un'Europa dal volto umano, dalla giustizia sociale, che sia vicino alla gente, ai territori, ai bisogni e ai diritti. Parla sempre di green economy, però per adeguarsi molte aziende hanno bisogno comunque dell'aiuto del governo. Ma ci sono adesso anche misure che l'Europa sta incominciando a mettere in campo, il sistema bancario, i governi devono fare di più. Insomma, come al solito il vento del cambiamento è venuto dal basso, viene dai territori. Vediamo se i governi nazionali sappiano cogliere, perché fino a poco tempo fa hanno continuato a perpetrare nefandezze come Taranto, dove c'erano tante parole che si dicevano che si doveva superare l'assurdità del dover decidere tra il diritto all'industria, il diritto al lavoro e il diritto alla salute, hanno fatto un accordo che invece continua a comprimere il diritto alla salute. Questa pagina qua deve finire, lo diciamo da tempo e adesso lo dicono in modo fortissimo, credibile, commovente, sincero e pieno di passione ai giovani di tutto il mondo. Vedete le immagini dei cortei di ieri, io non penso che i governi si possano girare dall'altra parte. Certo, molti dei rappresentanti dei governi europei sono quelli che ci hanno portato al disastro. Quindi poi bisogna capire se sono in grado di correggersi loro per primi, se lo faranno per realpolitik o se non lo faranno saranno travolti dal cambiamento.